Buonasera e ben ritrovati qui a 8:30. Buonasera e bentornato Pierluigi Bersani, leader storico della sinistra, e Monica Guerzoni. Buonasera. 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 Giornalista del Corriere della Sera, Giovanni Floris, conduttore qui di martedì sulla 7, Alessandro Buonasera. Giuli, bentornato, presidente del Maxi. Allora, la polemica di Giorgia Meloni con l'Europa e con Gentiloni, l'economia che rallenta, la sinistra, il PD che hanno più di un problema, insomma parleremo di questo e anche di Vannacci a un certo punto, subito dopo la pubblicità. Luigi Bersani, allora oggi il commissario europeo Gentiloni ha risposto agli attacchi di Giorgia Meloni e Salvini, che l'hanno accusato sostanzialmente di non fare gli interessi dell'Italia. E Gentiloni ha anche detto che il dossier ITA, ha ricordato che non è di sua competenza ma che ci butterà un occhio, e poi ha detto che lui non entra in polemiche dannose per l'Italia. Quanto sono dannose queste polemiche per il nostro paese? Ma intanto sulla risposta di Gentiloni va detto che chi ha più buon senso ce lo mette, insomma, meno male, insomma. Ma queste non sono neanche, non hanno neanche queste uscite la dignità di una critica all'Europa, critiche se ne possono fare, no? Sono delle sgrammaticature clamorose, cioè questi non si rendono conto che prendendosi con Gentiloni in quei termini se la prendono con tutti i commissari europei, no? Dichiarando che tutti quanti hanno sulla maglietta nazionale, quando è gente che è lì perché ha promesso di mettersi la maglietta europea. Ora qui questa cosa testimonia di una questione di fondo, cioè nella Meloni, nel governo Meloni c'è un'ambiguità di fondo nei confronti dell'Europa, in particolare dei grandi paesi fondatori dell'Europa e della Spagna, e quindi vediamo un governo che cambia spalla al fucile tutti i giorni, una volta fa il responsabile serio, l'altra volta accende una miccia e qualche volta l'accende proprio malamente. E quando noi abbiamo dei problemi piuttosto seri, patto di stabilità, PNRR, in cui dovremmo rimetterci alla clemenza della Corte, che stiamo andando là chiedendo di cambiare 17 riforme di quelle che sono in elenco come paletti, e non sono bruscolini, ecco. Ma Bersani, quindi non scusi, so come si difenda la patria così. Ecco, ma naturalmente Giorgia Meloni dice che lei difende la patria sempre e comunque, ma perché la Premier ha pensato dall'India, da Nuova Delhi, di fare una battuta critica contro Gentiloni, inseguendo di fatto Salvini? Perché? Vabbè, insomma, si è aperto ormai una concorrenza, chi va più a destra e chi, diciamo così, si predispone ad essere più critico nei confronti dell'Europa, visto che adesso sta un po' tramontando questa idea infondata che possa esserci un diverso governo dell'Europa fra popolari, conservatori e così via, e adesso sono richiamati a trovare il capro espiatorio davanti alle difficoltà, e l'Europa alla fine gli serve a questo. Certo, dall'India prendersela con un commissario italiano non mi pare, anche perché, lasciatemelo dire, se c'è della gente che dovrebbe star zitta, che era nel governo Berlusconi nel 2008, dove fu bruciata l'unica possibilità di dare una prospettiva seria ad Alitalia,
nell'accordo con i francesi che fecero saltare, ci vorrebbe un pochino più di garbo, ecco, almeno su questo dossier. Però, come lei ha ricordato, Giovanni Floris, i dossier aperti con l'Europa sono tanti, sono complessi, quindi si prepara per il governo di Giorgia Meloni è una stagione molto molto complicata. Ricordiamo che nel tardo pomeriggio Salvini è tornato ad attaccare ancora l'Europa. E c'è troppa ambiguità, come dice Bersani, e c'è una concorrenza chi va più a destra tra Salvini e Meloni? Secondo me non è che si prepara una stagione, è arrivato il momento. Il governo ci arriva col fiato corto, ci arriva in frustrazione, ci arriva un governo che aveva promesso di cambiare tutto, no? Aveva promesso sull'Europa di cambiare il tipo di rapporti, sulle tasse di abbassarle, sulle pensioni di alzarle, aveva promesso di fermare gli immigrati. Adesso si trova con una manovra che sarà la solita manovra e con sulle spalle il carico di aver avuto l'atteggiamento che avrebbe avuto un altro tipo di persona. Giorgia Meloni viene eletta come imprevisto, no? Come outsider, come underdog. Si comporta invece, come abbiamo più volte detto, si comporta come donna di sistema, cerca di tranquillizzare. Intanto i suoi sotto ribollono, no? Il suo popolo si fa sentire, qualche uomo suo gli sfugge la mano, iniziano a fioccare i parenti nei posti chiave, come se ci fosse un approccio piccolo a problemi grandi da parte soprattutto di tutto il mondo intorno a lei. Adesso arriva la manovra. Sulla manovra c'è poco da scherzare, cioè ci stanno pochi soldi. Tutto, vi ricordate la flat tax, la riforma del fisco, le pensioni che si alzano, tutte quelle cose che sono state dette adesso scompaiono e torna la natura. La natura è il nemico. Attenti, perché c'è Gentiloni che trama con l'Europa cattiva, con l'Europa maligna, e quello che siamo lo dobbiamo a Conte. Ce ne sono due, no? Gentiloni e Conte. Conte col superbonus, che conoscevano tutti, vi ricordate le villette, quando Salvini voleva il superbonus per più persone? Tutta questa realtà è conosciuta da almeno un anno, ci sono anche documenti Gentiloni loro. Ha attaccato il superbonus facendo arrabbiare Conte. No, non sto dicendo che il superbonus non sia attaccabile, è molto attaccabile, questo, però Gentiloni tu lo devi attaccare in campagna elettorale. Arrivi e dici, quindi ci saremo noi se vinceremo, siamo pronti, vi ricordate Cartelloni? Sì. Saremo noi a fare allora i conti durissimi con una realtà che si presenta brutta. Adesso la realtà brutta è sempre là. Loro hanno finito il giro delle parole e iniziano il giro del rancore. È così, no, Alessandro Giulia, anche perché ricordiamolo che oggi l'Europa ha certificato che la nostra economia sta rallentando, la produzione industriale cala di oltre 2 punti in 12 mesi. È vero che Giorgia Meloni cerca un capro espiatorio e un nemico esterno per i problemi interni? Se fossimo al terzo anno di legislatura questo discorso forse terrebbe. No, siamo alla prima legge di bilancio del governo Meloni, sostanzialmente. Qui seguiranno le elezioni. Sappiamo perfettamente che entriamo in una fase critica in cui la Germania è sostanzialmente in recessione e quindi tutte le stime economiche sono al ribasso. O si parte da questo presupposto o non si capisce quello che sta accadendo in Europa. Però scusa, si sapeva da un anno. Aspetta. I dati della Germania sono molto peggiori del previsto. Ma sono dati che arrivano. Si sa che entriamo nella sessione di bilancio, che è ovviamente una sessione molto delicata. Ma ci arriviamo con la prospettiva. Finisco in 2 secondi. In una prospettiva elettorale europea l'anno prossimo, è naturale che ci siano delle linee di tensione e di pressione sul commissario Gentiloni, come su tutto l'establishment europeo. Ma pensare che Meloni insegua a destra Salvini sarebbe miope per la stessa Meloni. Beh, Alessandro, non è naturale. No, ha detto alla maglietta di un'altra nazionale, allora, ha detto Salvini. Non sono attacchi naturali, sono attacchi politici e anche molto scivolosi per il governo e quindi per il paese. Esistono delle manovre che si fanno preventivamente per tenere sotto pressione anche i commissari europei. Vi ricordo un Mario Draghi straordinario nell'ottobre del 2022 che disse non a un passante ma a Ursula von der Leyen: i tuoi 7 mesi di indecisione sull'energia ci stanno costando il precipizio nella recessione. Allora, von der Leyen, era Mario Draghi. Come dice il cognome, non è italiana, mentre Gentiloni uno, se iniziamo a litigare tra di noi, figurati cosa pensano gli altri. La crescita rallenta nel 2023, si sapeva da un anno, nella NADEF di settembre 2022 la crescita per quest'anno era stimata allo 0,6%.
quindi ancora meno di quella che avremo. Allora, tutto quello che c'è, Germania, no, non ma non è la Germania, però dalla Germania si sa che è in recessione, che è in crisi. Di punti che potevano valutare. Loro volevano giocare a fare Draghi senza esserlo. Adesso la realtà li riporta fuori per quello che sono e non è un bene del paese. No, non è un, bene un attimo, paese. Monica Bugarsoni vuole sapere, cioè, giocano, Giorgia Meloni ha giocato a fare Draghi senza in realtà esserne in grado, Giorgia Meloni, comunque la campagna elettorale per l'Europa. Ha avuto l'intelligenza e l'astuzia di capire che c'erano dei fondamentali che l'economia, i nostri dati, i nostri numeri, i nostri bilanci non ci consentivano di sfondare. E questo ha fatto con la prima legge di bilancio molto prudente e abbastanza, diciamo, rispettata anche dall'Europa, eccetera. Sarà anche prudente, non solo sarà prudente, sarà però povera. Non e come dicevi giustamente lei, tu, ci sarà un problema perché le promesse che hanno sbandierato in campagna elettorale non sono realizzabili e non basta sicuramente non basta però quel tema dire lo faremo in 5 anni o forse come dice Salvini in 10. Cioè, non è secondo che li me hanno però votati c'è una sfida politica. La gestazione c'è un punto, per altri, li hanno votati per le tasse. Capito? C'è un punto squisitamente politico, secondo me, nell'attacco a Gentiloni, che è intanto, come si diceva, i sospetti nei confronti dell'Europa che non asseconda, diciamo, i desideri di spesa dell'Italia, ma poi c'è la questione non detta, che però noi conosciamo, che è il sospetto che Paolo Gentiloni sia veramente l'unica carta che non il PD, quindi non il segretario del PD dopo Elly Schlein, ma che possa giocare il centrosinistra per competere con questa maggioranza di governo. La riserva della Repubblica. Sì, un candidato premier, non la sta indossando. Diciamo, non la sta indossando. Sopra questo, è la sospetto, questo è il sospetto che hanno i diciamo leader di questo governo, no, oppure no, cioè, lo utilizzano anche gli osservatori politici, lo dicono, l'abbiamo letto sui giornali, appunto, cioè sui giornali di destra del PD, diciamo. Per carità, c'è scritto sui giornali, questo però non è corretto, non è vero, perché no, Gentiloni altro, in questi anni non ha mai mostrato di avere la canottiera del PD dall'Europa, è l'italiano più importante con cui avere un rapporto in questo momento a Bruxelles, e che sia un po' tafazziano, diciamo, attaccarlo, lo dicono anche con i loro silenzi Giorgetti e Fitto, che sono i due ministri che hanno più a che fare con i dossier europei e non hanno mai attaccato. Giorgetti sta lottando per Daniele Franco Labbè, cioè qui c'è un'operazione sì, di sistema che si sta allora, cercando di fare per proteggere l'Italia. Non ho ancora capito quale sarebbe il vantaggio per Paolo Gentiloni di lavorare contro gli interessi dell'Italia, questo ancora mi sfuggisce. Ma a terra la segreteria del PD, ma come lo avrebbe fatto? Dopo aver fatto il cavilloso. Ma come lo avrebbe fatto? Ha fatto il cavilloso lui? Quando? Su quali dossier? Questo però non è detto da nessuno, non è spiegato da nessuno. Sul PNRR è stato ed è centrale anche l'operazione. Sì, certo, per fortuna su quello un po' si sta muovendo, però incazzarlo non è che sia proprio, diciamo, una cosa fuori dalla realtà. Va bene, Bersani, lei vedo che sorride, però io la vorrei portare, le vorrei far vedere una sua clip, ma mi dica con una battuta perché sorrideva? No, ma qui sorrido perché per me io ho sempre saputo una cosa, che non avendo l'Italia una destra né conservatrice alla Quintino Sella né liberale alle Einaudi, scherzando dico che la destra è come il pedalò. La destra italiana sta fuori solo se c'è il sole. Quando piove, che sia per la Germania, per l'Austria, per quel che volete, non c'ha dei problemi, perché è demagogica. È demagogica. E quindi avremo dei problemi, avrà dei problemi, ma purtroppo li avremo anche noi. Perché non metterà mano alle 2 o 3 cose che andrebbero fatte, prima fra tutte, come sta facendo la Germania per reagire, la questione salariale. La Germania sta affrontando sinistra, la questione salariale. Allora, senta, Pierluigi Bersani, però sta crescendo una destra ideologica, l'abbiamo visto in queste settimane. Vediamo allora che cosa ha detto lei alla festa dell'unità. Ho capito Vannacci, no? Sai, quando leggi, io ho letto solo i sommari, diciamo, di questo libro, ma quando leggi quelle robe lì, pensi, vabbè, ma allora dai, sciogliamo l'esercito, sciogliamo le istituzioni
e facciamo un grandissimo bar, il Bar Italia. E quindi dopo sta cosa a me mi resta una domanda sincera che vorrei fare. Scusa, ma se in quel bar lì è possibile dare dell'anormale a un omosessuale, è possibile anche dare del coglione a un generale? Cioè... Allora, senta, Bersani, intanto l'abbiamo sentita dire una parolaccia. Allora, il generale Vannacci ha sdoganato il diritto all'odio e lei per rispondergli sdogana il turpiloquio? No, perché avete sentito, era una domanda del tutto innocente, cioè se chiamare anormale un omosessuale sia un insulto o una constatazione. Il generale pensa che sia una constatazione, ma era un messaggio ai miei. Ma secondo lei Bersani è un coglione che... o no, Vannacci? Perché il punto è questo, sì no, o no? No, ma deve dirmelo lui, cioè nel senso ho bisogno che lui mi dia una risposta o che me la dia un tribunale. Allora, io però il messaggio era ai miei, che voleva dire guardate che quel bar lì non è mai vuoto, che non è solo Vannacci, e se questi vogliono sdoganare l'odio non possiamo rispondere in greco antico o in inglese o chiedendoci come si è fatto per giorni e giorni se un generale può parlare, dica quel che vuole, ma lo dico anch'io però. In quel Bar Italia lì non stiamo fuori a giudicare il bar, andiamoci al bar e facciamoci capire. Ecco, ma Bersani, su questo non si scherza. Ma perché Elly Schlein non c'è andata in questo bar che lei ha? No, ci sta Bar Italia. No. Elly Schlein io trovo che sia una che ci va quel bar lì, perché i giudizi che si danno su Elly Schlein sono sempre giudizi dall'alto, mai dal basso. Provate a scarpinarle dietro e vedrete che lei ci va al bar. Dopodiché, perché ci va? Perché ha capito due cose. Una, che dobbiamo riconnetterci con un mondo nostro. Secondo, che bisogna organizzare un campo. Poi non può farla da solo questa cosa. Bisogna darsi una mossa, sì, bisogna darsi una mossa su questi due punti qui. E però... la Schlein deve fare una bella discussione dove si chieda a tutti quelli che hanno dei problemi. Ma scusate, dire che c'è una questione salariale è troppo di sinistra? Dire che la sanità sta venendo giù, dire che le tasse vanno pagate con progressività, parlare di cessate il fuoco, parlare di problema climatico, è troppo radicale, è troppo di sinistra, perché se è troppo di sinistra ci riposiamo. Ecco, allora voglio sentire gli altri ospiti, ricomincio da te Giovanni Floris, perché sì, Elly Schlein viene dipinta da una parte anche del Partito Democratico, sapete che ci sono state altre fuoriuscite dal PD, come una molto molto di sinistra, la destra la descrive come un'estremista di sinistra, ma ha ragione Bersani quando dice che insomma fare queste battaglie sul salario minimo, se questo significa essere di sinistra, allora è meglio che secondo si me riposino tutta, tutti. Diciamo, tutta quell'area ha un problema, che appena anche prendi uno da qualsiasi punto della società che vota centrosinistra e lo fai leader, si chiude in un dibattito interno. Un po' sì. Perché dal mio punto di vista è difficile per molte persone che votano o voterebbero centrosinistra sapere se è PD, 5 Stelle o Calendiana, oppure Calendiana Renziana. Allora, è il problema... Il corrispettivo del bar diventa il nuovo Sacher di Nanni Moretti. E, uno diciamo fa Sacher no, perché sono tantissime persone. No, però è difficile. Metafora, cioè, il gioco non si vince con una destra di questo tipo. Non si vince su chi rappresenta la sinistra, chi il centrosinistra, chi il centro. Si vince in una sorta di forse di rinascita in cui tutte queste personalità ne trovano una che rappresenta anche chi non è come queste tre, ma è diversa anche da e queste chi può tre essere?
Beh, non sta a me individuarla, però di certo ci sono dei tratti. Ma esiste, tu la vedi da qualche... Con Prodi l'abbiamo vissuta, non so se Bersani ha qualche idea, forse è più utile della mia. E Gentiloni, però di certo, stando ai sospetti del centrodestra, non potrebbe essere questo traghettatore. Direttamente. Beh, ecco, anche ad esempio, Bersani non una è immune dai sospetti, amata diciamo, sia dai liberali si è chiamato fuori, che dall'anima di sinistra, è Pierluigi Bersani, quello è indubbio. Certo. Ma se tu ti concentri, il PD deve essere di sinistra o moderato? Moderato o liberale? No. C'è un'area di centro-sinistra che deve essere rappresentata da qualcuno che anche lui rappresenti. Allora, se c'è uno che è stato di sinistra, Giulio, che poi ha garantito un'idea poi da ministro di protezione sociale, da leader del PD, allo stesso tempo è stato l'artefice di un po' di liberalizzazioni, di legge sulla concorrenza, la legge sulla portabilità dei debiti bancari, è stato proprio Bersani. Lo voteresti? Non è che lo voterei, lo considererei un punto di riferimento, diciamo così. Se Schlein si avvicina a quel modello lì e comincia a parlare di temi di sinistra che sono fondamentalmente protezione sociale, cioè quello che la sinistra non ha fatto per tanti anni pur governando, è evidente che sono diventa un bene per tutti, perché diventa sfidante anche per la destra. Ricordo una piccola cosa che forse abbiamo omesso: il Partito Democratico è nato dalla somma di un centro con una sinistra. Il tema è diventato solo sinistra, non c'è più il centro, chi la interpreta quell'area? Perché c'è un disagio dentro a questo partito enorme, prova ne sia il fatto che ieri alla chiusura della festa dell'unità non c'era nessuno dei big ex renziani, moderati, eccetera. Lì è il tema e lì è la soluzione, la risposta che Bersani come Elly Schlein devono dare. Questo partito è diventato un partito di sinistra e basta. Il che va benissimo, come dice Elly Schlein, ma è un'altra cosa. Non è più il Partito Democratico. E allora è legittimo però che una parte non si senta a casa. È così per Luigi Bersani? No, e siccome io c'è non di penso, sicuro... Sì. Mi scusi, le aggiungo anche un'altra domanda. Siccome chiaramente c'è bisogno di un traghettatore, federatore, di un Prodi... per mettere insieme, abbiamo tre forze diciamo principali oggi in campo, il PD, Azione di Calenda e il Movimento 5 Stelle. E potrebbe farlo lei, lo farebbe o vede un nuovo Prodi? No, io lasciatemi qua con la Fondazione Valle che fa benissimo. Ma perché? No, io non escludo che in un'alleanza eccetera si possa trovare, diciamo, una soluzione che adesso non si vede, inutile, però chiariamoci su un punto. Ci sono imprenditori che sollevano la questione salariale, che davanti a un problema di salute serio, non debba esserci né povero né ricco, non è semplicemente di sinistra. Ma allora perché tanti cosiddetti moderati sentono a disagio nel PD? Lo dico io perché. Non è che manchi un centro, è che manca un filone liberale. Un filone liberale. Perché la sinistra negli ultimi 20-30 anni, seppur sconfitta, ubriaca a volte, ma c'è sempre stata... Sono i liberali che mancano in sto paese, se no non avremmo avuto né Berlusconi né la Meloni. Allora, Calenda ci sta provando, no? Per esempio. Calenda, sul merito delle cose che dice, dal mio punto di vista, o sono condivisibili o sono compatibili. Il problema di Calenda, io glielo dico con tutta l'amicizia possibile, lo dico sempre, è che andrebbe bene questo suo modo se ci fosse un centro che può dirigere il traffico. E se non vi... Ma non c'è più la DC, non c'è da nessun posto. Allora, lui deve sapere che deve mettere i piedi da qualche parte e se li mette al mattino, tenerli anche alla sera. Tutto lì. Scusi, Bersani, su Renzi ha perso le speranze e di Conte ma non le ho parlare mai avute, che avrebbe anche Renzi, più voti. Ma io non le ho mai avute, ma proprio da quel dì proprio. E ecco. Conte? No, Conte è una figura e rappresenta una forza che ha avuto una complessa evoluzione, che ha ancora qualche problema, diciamo per esempio di radicamento. Tuttavia è una l'ho sempre pensato che dovesse essere una componente di un campo di alternativa
E il PD ha un'ambizione che non è essere l'equilibrio del sistema, perché l'equilibrio del sistema è l'alternativa. Il compito nazionale del PD è organizzare l'alternativa. Questo allora... è. Giuli, l'alternativa, Giorgia Meloni direi che può dormire sonni tranquilli se si affida a queste opposizioni. Non dorma sonni tranquilli, sperando che la sinistra la smetta di cercare di accreditarsi presso gli elettori facendo bau, bu, attenzione ci sono i fascisti, gli illiberali, perché quello insomma, non porta voti e al limite porta poca credibilità. Non lo sta facendo. Beh, insomma, adesso, da quando c'è il governo ho appena candidato Bersani al leader del centrosinistra, però l'ho anche ascoltato dire non sono liberali, non vogliono esserlo. Sì, si ma spostano non tutti i fascisti, a destra. Sono corporativi. Però, sistematicamente tutte le campagne elettorali e tutto ciò che ha cementato finora la cosiddetta alternativa di cui stiamo parlando è attenzione che ci sono i mostri al governo. Ma non c'è nessun cemento, Alessandro, sono totalmente divisi. Perché dal momento in cui devono trovare una proposta, si dividono quando devono cercare una proposta credibile. Dopodiché, ripeto, ma ce lo siamo già detto anche qua, una sana democrazia dell'alternanza prevede una sinistra sfidante che non faccia dormire sonni tranquilli alla destra e viceversa. Però l'onere della prova non spetta al governo, spetta a loro. Però una destra che rivendica il diritto all'odio, la candidato Salvini, per esempio, la Meloni ha tacciuto. E anche Fratelli d'Italia è abbastanza tentata, pare. No, vabbè, queste sono tutte illazioni. Illazioni. Silenzio del Presidente del Consiglio e la candidatura di Salvini e della Lega di questo generale Vannacci. C'è stato un atteggiamento operoso e anche criticato da parte del Ministro Crosetto, che ha immediatamente sancito il perimetro e il silenzio di tutti gli altri ha fatto vedere che Crosetto era totalmente isolato. E la faziosità è stata tracciata. Guarda, secondo me noi veniamo da un'estate con dei fatti che danno un'immagine del paese terrificante, no? Pensiamo al pestaggio del Quarticciolo, pensiamo agli orrori di Graviano, gli stupri, Palermo, e tutti questi youtuber che girano correndo con la macchina. Cioè, questo è un paese in forte dissesto. È in forte dissesto dal punto di vista civile e culturale in qualche misura, dal punto di vista, io sono convinto che il declino politico, economico, sociale di questo paese sia dovuto alla poca fiducia che c'è nello strumento culturale, cioè nella possibilità che studiando gli argomenti tu li capisci e risolvi i problemi. Questo porta rabbia, porta frustrazione. In questo quadro non è tanto cosa pensa un generale che scrive un libro che tra l'altro nessuno gli avrebbe pubblicato perché non aveva trovato editori, no? E lo scrive con i termini che si usano nella chat del calcetto. Può succedere, la pensa Pare così. Pare Italia, come lo chiama Bersani. Sì, ma che problema c'è? Lui la pensa così. Il problema è tutt'al più che sia primo in classifica, no? Certo, perché il sintomo problema... di un problema. Più che un sintomo di un problema, è la fotografia di un problema. Allora, quello che stupisce non è tanto che qualcuno lo voglia candidare, perché Salvini era quello che citofonava e diceva c'è qualcuno che spaccia, oppure se la prendevano gli zingari, le russe. Ha perso le elezioni in Emilia-Romagna. Sì, però non è che stupisce Salvini che gli piace Vannacci. Quello che stupisce è che la classe dirigente non trovi le parole per condannare un'incapacità di capire la diversità che emerge da quel libro. Perché non è tanto il fenomeno Vannacci, è che probabilmente c'è un'enorme parte di paese che si sente autorizzata a allontanare a parolacce le cose che non capisce. Il problema non è definire anormali gli omosessuali, il problema è che ci possa essere una persona sostenuta da gran parte del paese che dà dell'anormale a un ingegnere, a un avvocato, a un bidello, a un insegnante, uomo o donna che sia. Che ci siano degli italiani che danno degli anormali altri italiani scegliendo il punto di vista da cui guardarli. Questo è un problema di scuola, di interpretazione del reale. Questa interpretazione del reale con parole piccole rispetto a un reale enorme è quello di cui parlavamo all'inizio. Cioè noi siamo davanti a un problema economico, sociale, politico talmente grande che affrontarlo con le ripicche, tu vuoi diventare il segretario del PD, tu ci stai bloccando all'Italia... È assurdo, non ci rendiamo conto in che paese viviamo, in che momento questo paese affronta la realtà. Telegrafico, Giulio, poi voglio sentire ancora Bersani. Telegrafico, ammesso che la risposta sia insufficiente, c'è da chiedersi come si sia prodotto questo sintomo, quello che io chiamo sintomo e tu chiami fotografia, ed è la clamorosa
insufficienza di una classe dirigente che ha non governato l'Italia negli ultimi 30-40 anni. Cioè non si può imputare alla destra di non avere ancora preso le misure dei vannacci. Ma chi è che ha lasciato questo vuoto? Perdonami, Alessandro, tutti l'hanno lasciato. Della coscienza ma tutti civica aspetti che degli sia italiani. Un ministro che definisce l'immigrazione progetto esterno di sostituzione etnica a risolvere un problema l'ha di comprensione dell'esistente, e... l'ha chiarita. Ti aspetti che sia un ministro che dice che i poveri mangiano meglio dei ricchi? No, l'ha chiarita anche quella. Ma no, l'ha già detto a me 100 volte prima, adesso poi... E la difficoltà a esprimersi, perdonatemi, una classe dirigente che ha difficoltà a esprimersi, è una classe dirigente che ha difficoltà a comprendere il paese. La chat del calcetto l'abbiamo tutti, le parolacce le diciamo tutti, ma è leggere la chiave di lettura del mondo... È quello sì, il problema. Ma questo forse è un po' il problema, no? La fotografia dei 5 Stelle con cui hanno governato tutti, tranne chi anche, adesso sta a Palazzo Chigi, anche, capite? Anche. Cioè, nessuno è innocente. Di tutti i populismi. Però, beh, sì, ma nessuno, innocente, il fatto sei. Che nessuno sia... Carlo Zeglio sì. Ciampi è innocente. No, ma figuriamoci. No, no, adesso non sto parlando sì. delle cariche ecco, no, istituzionali. Ma tu hai parlato degli ultimi 30-40 anni, quindi governo, quindi... Vabbè, ma in questi 30-40 anni ci sono stati dei governi che non hanno alimentato... Non è colpevole chi ha sostenuto la sanità pubblica. Per me la questione... Allora, posso dire una piccola cosa politica? La questione è quello che succederà con questo enorme seguito. Vannacci segnala un'area politica, non è soltanto il bar dello sport, signora, è un'area politica ed è un pericolo. Scusa, mi fammi finire massima. Alessandro una volta. Ma hai appena scusa. Finito di dire, Giuli, che interpreta quello che pensa una buona è un problema. Parte. È un'area politica quindi, che condizionerà come si questo governo. Si deve combattere o no? Certo, ho parlato di sintomi, ma già il sintomo di una malattia non è una bella cosa. Questa classe dirigente combatte questo sintomo? Non è chiamata a farlo, punto. Non c'è storia, deve farlo. Se allora, non è come una parola, su questo così. Libro la Meloni la potrebbe dire. Dice, ha fatto perché la Meloni ha un problema a destra e questo provocherà una svolta nella sua politica. Perché ha un problema a destra per la prima volta. Si rende conto che ce l'ha e non è Vannacci ma è Salvini. Ecco, non è Alemanno, ma è Salvini. Dica una parola finale, onorevole Bersani, perché se, come dice Alessandro Giuli, come dicono in tanti, che una buona parte, se non la maggioranza dell'Italia, pensa a quello che Vannacci ha avuto il coraggio di scrivere. L'impudenza suggerisce Alessandro Giuli. Cosa bisogna fare? Cioè, però noi dobbiamo dirlo. Per chi sta al potere, chi sta al governo? Ed è colpa della sinistra anche o dei governi precedenti? È sempre colpa della sinistra, ma insomma io... Mi sono abituato, essendo nato in un partito di sinistra che era sempre l'opposizione, a sapere le responsabilità dell'opposizione. Fratelli d'Italia è passata ma voi, dal 4 al 30%. Bersani, scusi, raggiungo solo questa piccola cosa. Perché è la sinistra, il centrosinistra, che hanno insistito e insistono sempre col cosiddetto la cosiddetta correttezza, no? Per cui non si possono dire tante cose, anche se si pensano, il politicamente corretto. Politicamente, insomma, questi qui stanno, diciamo così, attaccando i diritti civili, interpretandoli, dichiarandoli come politicamente corretto, che sta sulle scatole anche a me, il politicamente corretto, e invece è carne e sangue di una civiltà. Può citare una legge contro Dopodiché cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo combattere. Cioè la Meloni è passata dal 4 al 30% dicendo quelle cose lì, seminandole. Sì, andiamo a vedere gli atti parlamentari. Andiamo a vedere gli atti parlamentari, seminandole. Tante di queste cose qui. E c'è una responsabilità di chi governa, di chi fa l'opposizione, perché stiamo parlando di fatti culturali profondi. Dopodiché bisogna combattere e parlare chiaro. Non puoi pretendere che la gente, tutta la gente sappia perché non è questione di politicamente corretto dar del negro a un nero. Quando nei dialetti si dice negar per dire nero, devi dirglielo che nigger è la parola con cui si chiamavano gli schiavi e tu non puoi chiamare schiavo uno nero. Bisogna dirlo.
combattere, non dar per saputo. Chiaro. E anche andando al bar Italia ci si va. Certo. Questo bisogna fare. E lì, perché lì si trova... Flossi diceva delle cose profonde, non basta. Quest'estate la gente cosa ha visto? L'impazzimento dell'inflazione, l'impazzimento del clima, le cose che elencava Floris poco fa. C'è una questione piuttosto seria, questione molto, molto seria. Cominciamo a prenderla intanto dall'inflazione, cominciando a prendere un po' di soldi da chi ci ha guadagnato e darli a chi sta soffrendo perfin sugli alimentari, se chiaro. No, questo può essere risucchiato verso una subcultura, guardate, chiaro, non è che sai. Se uno sta male pensa bene. Allora, se uno sta male può pensare male. Può pensare male, sì, ce lo insegna anche la storia. Io però adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché il punto, e Pagliaro ci ricorda la figura di un grande intellettuale italiano al quale è stato dato oggi l'ultimo saluto. Guardate. Nel 2019, quando Luigi Di Maio era all'apice della sua carriera politica, vicepresidente del Consiglio, poi ministro degli esteri, Domenico De Masi venne a 8 e mezzo e gli consigliò affettuosamente un sabbatico di qualche anno, da spendere per completare gli studi, se possibile lontano dall'Italia. In quell'occasione il decano dei sociologi, che era l'intellettuale più vicino ai 5 Stelle e il più impegnato a contrastarne la pulsione antipolitica, tornò a spiegare un concetto che gli era particolarmente caro. Dire di non essere né di destra né di sinistra significa essere di destra. E di nuovo non c'erano dubbi sui destinatari di quell'avvertenza che peraltro fotografava perfettamente la piega che stavano prendendo le vicende politiche. Domenico De Masi è scomparso sabato e domani esce l'ultimo libro a cui aveva lavorato. Si intitola per l'appunto Destra e Sinistra e lo pubblica Paper First, la casa editrice del Fatto, il giornale con cui il sociologo collaborava. A una dozzina di prestigiosi intellettuali, De Masi chiede di esplorare confini e contenuti di destra e sinistra, partendo dai loro concetti più cari, da una parte Dio, patria, famiglia, dall'altra libertà, uguaglianza, felicità. Lui, l'arbitro del match, non è certamente super partes, ma la sua è una sinistra moderna e antidogmatica, rifiuta del comunismo, capace di distribuire la ricchezza ma non di produrla, e il capitalismo capace di produrre la ricchezza ma non di distribuirla. E potendo scegliersi un antenato, cita Aristotele, il quale sosteneva che la guerra è in vista della pace, il lavoro è in vista del riposo, le cose utili sono in vista delle cose belle. Questo pensava anche De Masi, che purtroppo ha smesso di sorprenderci. Grazie Pierluigi Bersani. Grazie. Grazie Monica Guerzoni, grazie Giovanni Floris, e ricordo che non martedì non domani, questo, ma il prossimo martedì della prossima settimana tornerai col tuo di martedì. Grazie Alessandro Giuli, e io adesso vi lascio al popolare storico Alessandro Barbero, che comincia la sua collaborazione con La Sette e al suo viaggio con Barbero dal titolo questa sera Democrazia e dittatura. Quindi state con noi, e noi come sempre domani 8:30. Arrivederci. Bella.